Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Amici di Voci.fm e di Voci.fm Radio, benvenuti. Sapete perfettamente che quando vedete questo volto c'è chiaramente un ospite, l'ospite di oggi, che poi non è la prima volta che ospitiamo tra le altre cose qui a Voci.fm, è Giuliano Biasin della cooperativa Esibirsi. Giuliano, benvenuto. Grazie mille Marco, un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando ed ascoltando. Dunque, prima di tutto cerchiamo di parlare un attimo di Esibirsi. No? Di questa cooperativa che ha una mission molto importante, cioè ha delle finalità importanti utilissime per chi lavora nel mondo dello spettacolo, quindi cantanti, DJ e così via dicendo. Cosa fate esattamente? La cooperativa è nata ormai 20 anni fa con la mission principale, che è quella di dare un supporto agli artisti dello spettacolo che fanno questo come principale lavoro, come secondo lavoro o come hobby lavorativo, quindi chi non lo fa frequentemente, e un supporto per farlo in regola. Quindi iscrivendosi alla cooperativa l'artista ha alle spalle il supporto di una società che comprende l'inquadramento lavorativo, quindi il contratto di lavoro, la parte fiscale, contabile, un consulente del lavoro, l'avvocato, l'assicurazione RCT, l'assicurazione all'INAIL, quindi una serie di servizi che fa del nostro socio un professionista a tutti gli effetti, con tutte le tutele che vanno a seguire, insomma. Questa è la cosa principale per la quale è nata la cooperativa. Poi con gli anni la cooperativa ha aumentato anche i servizi che offre ai propri soci, che vanno anche appunto con la stessa assicurazione RCT, che ha un valore di 120 euro a persona se uno la facesse da solo, è compresa nei 70 euro di quota annuale, anche perché appunto fin dall'inizio la nostra mission era quella di fornire questi servizi di livello ad un prezzo accessibile a tutti e senza distinzioni, quindi che tu sia chi fa poche date, che tu sia quello che fa il professionista a tutti gli effetti, hai uno stesso trattamento, hai uno stesso costo basso, quindi vuole essere proprio un aiuto. E negli ultimi anni abbiamo fatto anche un po' da sindacato, nel senso che abbiamo assistito i soci per quello che voleva dire essere aggiornati sui CTR, i decreti, le cose che si potevano e non si potevano fare, le indennità che c'era la possibilità di richiedere, l'assistenza per fare la richiesta, l'assistenza per i ricorsi, che c'è stato un gran bisogno perché tante richieste di indennità fatte dai soci sono state poi rigettate in maniera impropria, quindi li abbiamo assistiti per quello che erano i ricorsi, e senza togliere il mestiere ai sindacati. Tra l'altro collaboriamo da qualche tempo anche con il SILS, che è il Sindacato Italiano Lavoratori Spettacolo, che sta facendo un gran lavoro. E facciamo parte come cooperativa del coordinamento Stage, che è un coordinamento che conta un centinaio di associazioni e società che operano nell'ambito dello spettacolo, tutte di medio-piccole dimensioni, quindi gli indipendenti veri, che rappresentano migliaia di lavoratori e migliaia di imprese a loro volta. E con questo coordinamento abbiamo partecipato a tutti i tavoli principali che ci sono stati in questi 2 anni con il governo e con la Commissione Cultura della Camera del Senato. Insomma, abbiamo fatto dei percorsi utili per i lavoratori e per il settore, molto interessanti. Poi abbiamo avviato anche un nuovo sistemino dedicato ai soci per la promozione dei soci, sperando che si sblocchi definitivamente questo brutto periodo, ed è una sorta di catalogo dei soci della cooperativa attraverso il quale possono presentare la propria attività artistica e proporsi ai possibili clienti, e questo servizio, una volta che la maggior parte dei soci avrà compilato la loro scheda, verrà promosso alle 30.000 e più clienti ai quali abbiamo emesso fattura come cooperativa in questi 20 anni, quindi veramente possibili clienti. E insomma, siamo alla continua ricerca di miglioramento dei servizi, sia della qualità dei servizi sia delle tipologie di servizi per i soci. Quindi, riassumendo in due parole, con una quota annuale che tu mi hai detto essere 70 euro, uno che fa questo lavoro è tutelato a 360 gradi sotto tutti gli aspetti. Siete stati molto utili anche in questo periodo di grossa difficoltà, avete dato anche un supporto, mi dicevi, quindi è una piccola quota ma utilissima per essere inquadrati perfettamente legalmente nel mondo del lavoro, ecco. Esatto, essere dei freelancer, perché poi comunque diventi socio della cooperativa ma con un contratto di lavoro autonomo dello spettacolo, e l'autonomia sta nel fatto che sei autonomo nel decidere per chi andare a lavorare, quanto è il tuo cachet, quali lavori accettare, quali rifiutare, ti trovi tu i clienti direttamente. Poi ripeto, noi non troviamo date, non facciamo il booking, noi ti diamo la struttura per far sì che tu possa andare a lavorare in regola e proporti anche come un professionista. Dopodiché, come sai, con la collaborazione anche con Voci FM gestiamo un blog, che è il blog di Esibirsi, abbiamo fatto il manuale dell'artista e facciamo dei workshop gratuiti in giro per l'Italia dove diamo informazioni generali, quindi non pubblicità alla cooperativa, sul tema Esibirsi in regola, quindi la fiscalità e come andare a lavorare in regola, non rischiare niente o comunque limitarsi a quello che si può fare. E in collaborazione con Voci FM abbiamo fatto la terza edizione del manuale dell'artista, è stata una bellissima collaborazione. No. Senti, visto che tu hai citato Voci.fm, quindi hai citato noi, di questa partnership nuova che nasce in occasione del Festival di Sanremo. Avremo una postazione comune.
comune insieme a Sanremo, dove farci vedere e raccontare un po' anche di quelle che sono le nostre finalità, le nostre mission, giusto? Sì, allora già se ne era parlato lo scorso anno, poi per questioni di pandemia non è stato possibile portare a termine la missione, e quest'anno ormai è sicura la nostra presenza in una postazione vicinissima all'Ariston, in una postazione molto visibile e accessibile, dove ci sarà anche un corner della cooperativa Esibirsi, quindi chiunque fosse interessato ad avere delle consulenze sempre gratuitamente, chiedere informazioni sulla cooperativa o consulenze generiche sul tema appunto Esibirsi in regola o sulla propria posizione personale, può venire tranquillamente a trovarci e fare due chiacchiere con noi, prendere un po' di materiale anche informativo che daremo, regaleremo a chi viene a trovarci. Quindi è una bellissima collaborazione, mi fa piacere proseguire con la vostra realtà, che è una realtà seria per il settore, di chi lavora con la voce nel vostro caso, ed è veramente un piacere. Bene, grazie allora a Giuliano di Esibirsi e speriamo magari di risentirci per fare un bilancio di come sarà andata questa cosa. Ok, buon lavoro. Volentieri, grazie anche a te, ciao a tutti. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.